che intanto ci sono la bellezza di 350 fotografie almeno, basta. In più tocca 106 anni di storia, per cui è anche complessa, corre su un tema principale che fluisce, la città della guerra, il rifugio che viene costruito, la montagna che viene scoperta, l'andare in montagna, eccetera. E c'è questo tema principale che corre, sono 12 sale, e è contrappuntata continuamente da microstorie che ci giocano intorno come satelliti che la rafforzano, ecco, questa cosa qua. La sezione di Schio del Club Alpino Italiano e il comune di Schio presentano una grande mostra fotografica che descrive l'evoluzione di questo angolo prealpino dalle fortificazioni militari della Prima Guerra Mondiale alla pacifica destinazione del rifugio oggi dedicato al generale Achille Papa, ufficiale che lassù passò oltre 12 mesi, fino all'agosto 1917. Che cos'è Porte del Pasubio? Porte del Pasubio identifica il versante vicentino strapiombante della montagna, che a 1928 metri scollina in un passo e da lì si apre sugli altipiani sommitali, dove allora passava il confine fra Italia e Austria e oggi fra Veneto e Trentino-Alto Adige. In questo punto si attesterà il fronte, immoto, inalterato, fino al termine del conflitto del 15-18. Siamo a luglio, perciò agli inizi della storia, e voi vedete che ci sono 3 baracchette. Questa è quella dove prende quartiere il generale Papa, che sale proprio, scusate, i primi di luglio, e che è quello che poi dà il nome al rifugio adesso. Per ragioni logistiche di rifornimento e di alloggio delle truppe, nella parte superiore di questa parete sorse una piccola città di baracche, stradine, terrazzamenti, scalette, case più o meno rifinite, denominata El Milanin, ad accogliere ufficiali, soldati e vettovaglie. È stato interessante perché era il primo sguardo di uno che non abitava lì, no? E di solito queste fotografie qua in altri luoghi sono mette in posa i soldati in una trincea, eccetera. E qui non mette in posa niente, è come se si svegliasse al mattino, vede che sta nevicando e nevica finalmente. Siamo a metà gennaio del 18 e lui, il suo sguardo è uno sguardo semplicemente sorpreso. Al termine del conflitto, il Cai di Schio decise di erigere, sulla base di una delle case militari, il proprio rifugio alpino, oggi diventato una meta frequentata al punto da giustificare gli importanti ampliamenti che sono stati apportati all'edificio del 1922, anche recentemente con l'aggiunta di un nuovo corpo abitativo a oriente dei 3 succedutesi negli anni. L'ultimo pezzo è stato fatto non per aumentare la capacità del rifugio, ma considerato il fatto che negli ultimi anni è stato preso d'assalto dagli escursionisti, era sempre più difficile gestire appunto questa massa di persone che salivano da un punto di vista proprio organizzativo da parte del gestore. Quindi si rendeva necessario recuperare degli spazi adeguati per la gestione, quindi il corpo nuovo ha al piano terra un magazzino, il piano primo ha le nuove cucine che sono state spostate rispetto a dove erano prima per averle più comode, più funzionali e a norma, e al secondo piano ci sono 2 camere e un bagno per gli addetti, per i ragazzi che lavorano lì, perché in stagione arrivano ad essere fino a 16 persone. La mostra testimonia come questo luogo dalla forte valenza simbolica sia entrato a far parte della vita della comunità scledense anche grazie alla scelta del Cai di Schio di costruire qui, su una casa di soldati, il suo rifugio subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.